insieme a un gruppo di amici abbiamo costituito un comitato di cui sono presidente per poter far sì che questa opera memorabile esposta in questa sede da 7 mesi e che ha avuto quasi 200.000 spettatori possa trovare una sua collocazione definitiva per una permanente visibilità e fruibilità da parte del pubblico e degli amanti dell'arte. Sono molto felice nel dire che dopo quasi 10 anni la Chiesa di Santa Maria della Visitazione, conosciuta meglio come Chiesa della Pietà, ha voluto accogliere una mostra di queste dimensioni, di queste proporzioni, di questa bellezza, proprio perché la valenza della missione della Pietà si è incontrata con la valenza della bellezza di questa bellissima mostra. Ecco, siamo arrivati, diciamo, alla fine di questa mostra, che volevamo fare un appello umano, cittadino, per tragedie, per questi esodi che sono veramente infrenabili. Fino ad oggi, domani, dopodomani, non si ferma. E credo che abbiamo tutti insieme, la Chiesa, il Comitato, anche tutti i miei amici, che abbiamo fatto qualcosa per alla fine che finisse questa tragedia che continua, no? Non si capisce perché e quanto durerà, ma questa è la gente infelice che deve abbandonare il suo paese. Il maestro Safetzek ha interpretato in un modo veramente meraviglioso la missione dell'istituto, che è quello che dal 1346 si dedica completamente all'assistenza, alla protezione e alla tutela dell'infanzia abbandonata, e che quindi ha a che fare ogni giorno con disperazione, con problemi, con tristezza, ma anche, per fortuna, anche con speranza, ed è quello che traspare proprio dalle opere che noi vediamo e da cui siamo circondati. Quindi è stato veramente un messaggio bellissimo di connubio tra l'arte e la tutela nei confronti dell'infanzia, e sono felice, appunto, di constatare che abbiamo avuto tantissimi visitatori, nonostante questo evento non fosse ufficialmente inserito negli appuntamenti della Biennale, ma abbiamo avuto testimonianze quotidiane da circa 1.000 persone al giorno che hanno potuto veramente gustare e apprezzare tutto quello che ci circonda.